d'attesa ai centri estivi, ricrestate il comune, cerchiamo altre risorse ma abbiamo investito molto, un aiuto possibile dai privati. Nuove indiscrezioni sul caso Resinovic, dalla perizia sui telefonini, ricerche online sul divorzio, oltre 1000 chiamate a Sterpin, 500 al marito. Il caro energia è strutturale, noi spendiamo ormai 1 milione al giorno per l'elettricità, lo ha detto a Ring Anna Mareschi Danieli. E anche le società sportive sono in ginocchio per il caro bollette, il presidente del tennis club di Patriciano Pastor, dal 2020 costi triplicati. Parte lunedì Trieste on Demand, il nuovo servizio di autobus a chiamata di TPL Friuli Venezia Giulia che collega Piazza Libertà con l'Altipiano Est. Azzurra Basket presenta il progetto prima squadra grazie all'accordo con Several e a luglio la richiesta per disputare la Serie D. Mitteleuropa Race, il concorso Eleganza, i triestini scoprono il fascino delle auto d'epoca in un fine settimana ricco di manifestazioni. Buonasera, buonasera dal telegiornale di Tele 4. Boom di bambini e ragazzi in lista d'attesa per i centri estivi e ricrestate. Ormai lo sapete, è il caso del giorno. Le famiglie protestano, le opposizioni attaccano e il comune va a caccia di possibili soluzioni e nuovi fondi. Un dibattito acceso si è tenuto anche ieri sera a Ring. Vediamo. Boom di richieste, benissimo. Sì. Avete sbagliato le previsioni? No. Cioè cosa si fa con queste? Non sono state sbagliate le previsioni. 3.000. Questi numeri sono davvero incredibili e rispetto ai trend che ci sono stati negli anni hanno davvero stupito tutti. In perfetta linea col clima atmosferico si fa rovente la polemica sui centri estivi e ricrestate. Dopo 2 anni di pandemia e con le famiglie sempre più in crisi, il Comune ha ricevuto un numero record di richieste per i suoi servizi, ben 9.687, solo poco più della metà delle quali accolte. Un vero e proprio boom di bambini e ragazzi in lista d'attesa, le famiglie in difficoltà protestano e l'assessore Matteoni a Ring, in calzata, tenta di prospettare le possibili soluzioni. Adesso dobbiamo valutare qual è la situazione del nostro bilancio, qual è la situazione che possiamo mettere in campo, le risposte che possiamo mettere in campo, ma non è che il Comune di Trieste non abbia investito. Bisogna anche tentare di capire, e qua lo invito a Nicole, che vengono in qualche modo, magari anche sì, aiutati i privati che magari investono, spendono, no? E che possono in qualche modo sopperire, anche perché quello possiamo fare con una rata più bassa anche per sempre, fare gli stessi. Certo, no? Il nuovo portale che ha portato avanti lo sviluppo in SIE insieme ai nostri uffici permetterà anche nel momento delle rinunce di subito ricalcolare il posto, che c'è un posto libero, sì. Facendo proprio la protesta delle famiglie, il PD chiede di spostare risorse di bilancio su quella che si prefigura come una vera emergenza sociale. La spesa per i centri estivi privati è mediamente di 150-170 euro a settimana. Bisogna fare, cioè, assolutamente, non vuole il 50% in evaso. Cioè, 50% restano fuori. Stiamo parlando di un servizio che solo Trieste ricrestate, le altre città non è che hanno questo servizio. Però anche Trieste ha un bel bilancio, c'è un bel avanzo. Mi pare che si possono fare tante belle robe. Abbiamo preso da quell'avanzo altri 500.000 euro. L'investimento totale per questo servizio del comune, da parte del Comune di Trieste, è 1.400.000. Quindi non voglio che passi il messaggio che il Comune di Trieste non investe su questo servizio, perché io sono andata a cercare i soldi, io li ho messi di più e abbiamo aumentato i posti. Voltiamo pagina, torniamo al caso Resinovic. Nuove indiscrezioni sul caso appunto della morte di Liliana arrivano dalla trasmissione Mediaset Quarto Grado, rivelazioni che però non trovano conferme dalla Procura di Trieste. Vediamo. Ancora indiscrezioni sulle indagini nel caso Resinovic nel corso della puntata di ieri della trasmissione Mediaset Quarto Grado, ma sull'ennesima diffusione di notizie che non vengono confermate né smentite, il procuratore capo De Nicolo esprime indignazione. Secondo quanto riferito nel programma di Gianluigi Nuzzi, la perizia sui telefoni cellulari di Liliana, trovata morta nel parco di San Giovanni a una ventina di giorni dalla sua scomparsa da casa, avrebbe evidenziato almeno 2 elementi significativi. Il primo riguarda le ricerche
ricerche effettuate in rete dalla 63enne che si sarebbe informata su come divorziare senza avvocato e su quanto tempo serve per ottenere un divorzio. E ancora, sempre secondo le indiscrezioni, ci sarebbe stata la ricerca da parte di Liliana di un nuovo alloggio, un piccolo appartamento tra i 40 e i 60 metri quadrati a Trieste. Il secondo elemento, anche questo ad oggi senza conferme, riguarda il numero di telefonate dagli stessi cellulari tra la donna e l'amico Claudio Sterpin. Sarebbero oltre 1100, appena 500, le chiamate al marito Sebastiano Visintin. Un incidente verso le 7.30 di oggi. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia è stata allertata per un incidente stradale in via Flavia, direzione Muggia, dovuto a un piccolo camion che, uscendo dalla carreggiata, si è schiantato contro un albero. Arrivati sul posto, gli operatori, accertatisi che il conducente fosse riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Sul posto anche personale del 118 per le prime cure del caso, i carabinieri e la polizia locale. Nel corso della serata del 18 maggio, durante servizi di controllo del territorio, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai residenti di via Donota, che hanno lamentato la presenza nelle ore serali e notturne di alcuni giovani dediti al disturbo della quiete pubblica e al consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di polizia di San Sabba hanno sanzionato una giovane, una ventenne, trovata in possesso di marijuana. La giovane si trovava insieme a un gruppo di amici. Alla vista della volante ha tentato di disfarsi della droga. La mossa repentina della ventenne ha allertato gli agenti, che hanno quindi deciso di effettuare un controllo, all'esito del quale è stato appunto rinvenuto addosso alla ragazza un altro imballaggio contenente appunto marijuana. Il caro energia è strutturale. Noi alla Danieli spendiamo ormai 1 milione al giorno per l'elettricità, lo ha detto Anna Mareschi Danieli nel corso del dibattito intitolato Le sfide degli imprenditori, moderato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, di cui una sintesi è andata in onda ieri sera a Ring. Vediamo. Pensiamo anche all'energia elettrica, non so come siete messi voi, ma noi che siamo energivori siamo passati da bollette di 5 milioni di euro di energia al mese a bollette di 30, più di 1 milione di euro al giorno. E questo non si racconta neanche a livello governativo, no? Dopodiché adesso sono arrivati i ristori con la solita calma, i ristori che ti fanno recuperare il 20% qualora tu abbia sforato di almeno il 60%, insomma ve la faccio breve, poco, non sufficiente. Il problema energetico non è temporaneo, è strutturale, perché possiamo anche pensare di aumentare ciò che passa attraverso i tubi che portano il gas in Italia, ma qua, sindaco, non si sta parlando di rigassificatori, no? Se ne sta parlando, ma fra quanto? Quanti anni ci vogliono per farlo? Va ordinato, oggi le materie prime non ci sono, oggi la manodopera non c'è, poi ci vorrà il tempo di costruzione e poi si vedrà. Quindi prima di 5-8 anni noi il problema energetico non lo risolveremo. E mi pare che oltre a Trieste ci sia poche altre regioni che stanno parlando di questo, no? È preoccupante, è davvero preoccupante, perché vuol dire che questi livelli di costo di energia rimarranno tali, e questo significa che il potere di acquisto delle famiglie, senza parlare delle aziende, vado ancora più a monte, delle famiglie si riduce. E se il potere d'acquisto si riduce, ci impoveriamo. Quindi significa che i nostri figli, in media, saranno più poveri dei loro genitori, e non credo che sia l'obiettivo. E il caro energia si abbatte ovviamente anche sulle società sportive. Costi triplicati dal 2020, ha spiegato a Ring Federico Pasto, il presidente del Tennis Club Triestino di Padriciano. Vediamo. Conti li avete fatti? Sì, li abbiamo fatti. Qui è un raddoppio almeno? Assolutamente sì, a budget abbiamo messo che per il 2022 le spese inerenti all'energia elettrica e al gas monteranno tra i 160 e i 200 mila euro, a fronte dei 112 mila euro circa del 2021 e dei
68.000 euro del 2020, per cui... Cioè rispetto al 2020 significa più del doppio? Tre volte tanto, da 68.000 a 6, 12, 18, circa tre volte tanto, per cui... come si fa? Dobbiamo essere virtuosi e purtroppo... queste spese erodono il budget, quindi investimenti che volevamo fare per l'abbellimento del club, per la ristrutturazione, per il mantenimento anche ordinario del club, devono essere guardati con grande attenzione. Parte lunedì prossimo 23 maggio Trieste On Demand, il nuovo servizio di trasporto a chiamata del TPL Friuli Venezia Giulia, che collega la Piazza Libertà di Trieste con l'altopiano est. In particolare rende più facile raggiungere Opicina e Basovizza dalle località periferiche del Carso. Ci dice di più Marco Stabile. Parte lunedì 23 maggio TS On Demand, il nuovo servizio sperimentale di trasporto a chiamata di TPL FVG e Trieste Trasporti, che collega Piazza della Libertà a Trieste con l'altopiano est e rende più facile raggiungere Opicina e Basovizza dalle località periferiche del Carso. Attivo da lunedì al sabato dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 13.45 alle 17.15, il servizio, che riguarda i territori comunali di Trieste, Morupino e San Dorligo della Valle d'Olina, sarà prenotabile tramite app oppure contattando il call center dedicato al numero 040 97 12 344. Gli operatori rispondono dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21. Nelle fasce di operatività di TS On Demand, la linea 51 sarà sostituita da un duplice servizio. Il primo, dedicato esclusivamente agli spostamenti sull'altopiano est, consentirà di collegare Opicina o Basovizza, dove sono più frequenti le partenze per Trieste con i consueti servizi di linea, con le località più periferiche e attualmente meno collegate del Carso, Fernetti, Grozzana, Pese, Draga Sant'Elia e San Lorenzo. Il secondo collegherà invece Villa Carsia con Piazza Libertà sul percorso della 51. Mentre nel primo caso gli autobus si muoveranno esclusivamente sulla base delle prenotazioni della clientela, senza orari di partenza prefissati, il collegamento fra altopiano e città continuerà invece a rispettare gli attuali orari di partenza della 51. Per utilizzare TS On Demand sarà obbligatoria la prenotazione ovunque si intenda salire o scendere, capolinea compresi. Gli autobus collegheranno Opicina con il centro città, seguendo il percorso più breve e osservando le sole fermate prenotate, e in presenza di prenotazioni potranno transitare anche per Banne, Gropada, Area Science Park, Campus di Padriciano e Sincrotrone Elettra a Basovizza. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.tplfvg.it. Prima di passare alla politica, ancora due notizie di cronaca che ci arrivano da fuori Trieste. Allora, il malore di una triestina di 24 anni, però sulle montagne bellunesi, intorno alle 12.20 il soccorso alpino di Longarone è stato allertato dalla centrale del SUEM per un escursionista che non era più in grado di progredire lungo la ferrata della memoria, colta da malessere e paura. La ragazza si trovava assieme al compagno poco sopra la scala iniziale, è stata raggiunta da 5 soccorritori saliti dal basso. La ragazza è stata assicurata, aiutata a calarsi e guidata a ritroso fino alla base, da dove è stata poi accompagnata al parcheggio. Un'altra notizia dall'ANSA è di un morto e di un ferito grave, il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina in una zona boschiva a Prati di Loreto, in comune di Codroipo. Per causa del vaglio delle forze dell'ordine è precipitato un velivolo ultraleggero che si è incendiato al contatto con il suolo, a perdere la vita un quarantenne del luogo. Continua la nostra serie di interviste ai candidati a sindaco di Gorizia sul tema in particolare del lavoro e dei giovani e delle opportunità appunto per i giovani. Oggi sentiamo i programmi del candidato di Gorizia 3.0 e Azione, Antonio Devetak. Antonio Deveta, candidato sindaco di Gorizia, sostenuto dalle liste Gorizia 3.0 e Azione. Il tema del lavoro è centrale per Gorizia. Quali sono le vostre proposte per sviluppare più occupazione e consentire ai giovani di rimanere in città?
Certamente, allora Gorizia è una città del terziario, è sempre stata un centro commerciale importante, quindi bisogna riportare Gorizia alla sua centralità rispetto a un territorio più vasto di quello che si vorrebbe in questo momento, e quindi io penso alla regione, ma io penso addirittura all'Alpe Adria, quindi Slovenia, quindi i territori vicini anche dell'Austria, che potrebbero trovare a Gorizia veramente un centro commerciale importante. Certamente bisogna dare ai commercianti tutte quei supporti che meritano, perché Gorizia è sempre stata un centro emporiale. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Riprendiamo parlando di sport. Azzurra, la società di basket giovanile, pronta a partire anche con la prima squadra grazie alla sponsorizzazione di Several. A luglio partirà la richiesta anche per la Serie D. Ce ne parla Umberto Bosazzi. Dalle file di Azzurra, storica società del basket giovanile triestino, sono usciti atleti del calibro di Stefano Tonut e Michele Ruzziera. La società da qualche tempo stava carezzando di dar vita al progetto Prima Squadra, per consentire ai suoi giovani talenti di proseguire il rapporto con la società e, perché no, per accompagnare altre nuove eccellenze. Azzurra ha sempre pensato di restare nel suo lavoro fatto con i giovani, ma adesso faremo questo salto nel mondo dei senior. Non è un progetto che possa nascere dall'oggi al domani, ha spiegato stamani il direttore sportivo Franco Kumbat, anche se l'accordo con lo sponsor, la Several, società di brokeraggio assicurativo, forse si è concluso con più velocità di quanto ci si potesse aspettare, già che da parte di Several c'era una precisa volontà in tal senso. Ora la squadra è attesa da un primo passaggio previsto fra l'altro a breve. A luglio chiederemo alla Serie D e se verremo accettati giocheremo con i nostri ragazzi per dare una vetrina più importante e fargli fare un'esperienza diversa e migliore, per appunto progredire, per poter così avere giocatori sempre più bravi nell'interesse, diciamo, di Trieste, ma insomma di tutta la pallacanestro. Dal canto suo, Several, sposando il progetto di Azzurra Basket, ha voluto cogliere più di un aspetto in comune, declinabile nello sport come nel lavoro, e par di capire su questo sono state gettate le basi per l'accordo. Penso che Several e Azzurra abbiano gli stessi valori, la stessa passione, la stessa voglia di crescere nel futuro. Questo è un progetto che punta sulla territorialità, sulla capacità di valorizzare i giovani di Trieste, di dargli un futuro agonistico, la stessa cosa che Several cerca di fare nel mondo del lavoro. Al consueto bollettino Covid giungiamo con i nuovi contagi, che in Friuli Venezia Giulia sono 422, mentre i decessi sono oggi 5. Ricoverato in terapia intensiva un paziente, mentre negli altri reparti ricoverati sono 112, ovvero meno 16 rispetto a ieri. In particolare tre delle persone decedute, a quali vanno naturalmente le condoglianze anche da parte di Tele4, sono morte a Trieste rispetto alle altre, appunto, alle cinque che sono decedute. Mentre proseguono gli appuntamenti con la Mid-European Race in Piazza Unità, si svolge il concorso d'eleganza, anch'esso dedicato alle auto d'epoca, un universo che emana un fascino particolare che vediamo, allora rivediamo in questo servizio. La Mid-European Race oggi è entrata nel vivo. La gara di regolarità ha visto svolgersi la prima delle due tappe, riservate a vetture storiche realizzate fino al 1976 o al 1981, se considerate di particolare interesse. Il raduno Mid-Race Tour Cup vede a sua volta una serie di percorsi alla scoperta di un territorio più ampio di quello triestino. Domani l'evento si concluderà con la seconda tappa della corsa e del raduno. Intanto in Piazza Unità fanno bella mostra di sé le auto storiche che partecipano alla seconda edizione del concorso di eleganza Città di Trieste, organizzato dal Club ACI Storico, Automobili Mobile Club e Associazione Amatori Veicoli Storici. Un evento che vuole avvicinare la passione per il motorismo storico all'attenzione e all'interesse dei cittadini. Come vedete intorno a me
C'è tanta gente, tanti curiosi, appassionati, esperti, turisti, comunque insomma è un concorso di eleganza che finalmente segna un nuovo percorso, ossia non si chiude all'attenzione dei soli esperti, ma si apre alla passione e all'interesse di tutti i cittadini. Tra l'altro c'è un legame storico fra l'ACI e Piazza Unità. Nel 1933 i pili portabandiera che sono all'ingresso della Piazza Unità d'Italia furono donati dal Reale Automobile Club d'Italia alla città di Trieste. Suddivise per decenni, dal 1910, ma ce n'è una del 1908 al 1970, attraverso queste vetture si ripercorre una storia che è anche storia di stile e di gusto. E soprattutto sono oggetti originali, curiosi, con una meccanica ancora evidente, con delle linee particolari, quindi sicuramente riescono a catalizzare l'attenzione del pubblico. Quando si va sulle auto più recenti diventano anche le auto dei ricordi, quindi c'è anche qualche elemento affettivo che interviene. Senza contare un dato, fa un certo effetto vedere dal vivo e, come dire, constatare che effettivamente esistevano al di fuori del nostro immaginario collettivo automobili che adesso resteranno comunque sempre collegate. Ancora una notizia di cronaca dall'Isontino, da Monfalcone in particolare. Un principio di incendio si è verificato nel pomeriggio odierno di sabato a Marina Giulia a Monfalcone, nella zona del camping dell'Albatros. Per cause da accertare, le fiamme hanno aggredito arbusti ed erba secca. Alimentato dalla brezza, l'incendio stava per intaccare alcune automobili in sosta, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Altri mini incendi si sono verificati in giornata lungo la linea ferroviaria Trieste-Udine, all'altezza della zona Zocchet a Monfalcone e nei pressi della Cava Tacchino tra Vermegliano e Redipuglia, ancora una volta nella zona isontina. Si torna alla normalità, all'ITI, su una delle cartine di Tornasole, la ripresa degli appuntamenti, per così dire, esterni, come il convegno sul fine vita di ieri. Vediamo. Il progressivo ritorno alla normalità in ITIS passa anche attraverso la riapertura della sede di Via Pascoli alle iniziative esterne. Segna, come dire, il riavvio di un ciclo di nuovi convegni che spero siano un po' più frequenti. L'ultimo è stato 3 anni fa. Chiaramente in mezzo c'è stato quello che sappiamo tutti e non è stato possibile far nulla. Però ecco, spero che sia un buon viatico. Nei giorni scorsi, nella sede, di nuovo si è discusso di problematiche relative al fine vita, quasi a voler riprendere il filo di un discorso interrotto. Da un altro osservatorio, diciamo, da una parte della cittadinanza, delle persone che hanno determinati valori, viene valutato, viene considerato questo tema. Intanto c'è attesa per l'insediamento di Maria Teresa Agosti, nuovo direttore generale. Adesso è, diciamo, a mezzo servizio, lei entrerà effettiva il 1° giugno, purtroppo non è stato facile neanche per lei abbandonare il posto dove attualmente è direttore generale e quindi ha dovuto chiedere questa proroga. Allora, parliamo di un'iniziativa molto bella, quella della presentazione al Salone del Libro di Torino dei lavori realizzati dagli studenti del Friuli Venezia Giulia. Qui ci sono anche alcune foto nel sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il protagonismo degli studenti che hanno vissuto in prima persona la ricerca non come materia di studio, quanto invece come percorso coinvolgente che ha permesso loro di conoscere e comprendere il contesto in cui vivono, è stato l'elemento che ha positivamente colpito l'assessore regionale alla cultura nel corso di uno specifico evento dedicato agli studenti della nostra regione, svoltosi oggi a Torino nell'ambito del Salone del Libro. All'appuntamento, condotto dallo scrittore Enrico Galliano, erano presenti una 30 di studenti che hanno partecipato a un bando proposto dalla regione nel 2020 nell'ambito della conoscenza e valorizzazione della cultura storico-etnografica. Dei 43 progetti didattici finanziati che hanno coinvolto studenti delle scuole di ogni ordine
ordine e grado del Friuli Venezia Giulia ne sono stati scelti 5 illustrati durante l'incontro svoltosi nella sala bronzo della fiera per la regione, ha detto l'assessore. È stato molto emozionante vedere appunto la preparazione e l'interesse dimostrato dagli studenti nello svolgimento di un lavoro che li ha coinvolti non solo in ambito scolastico ma anche e soprattutto a livello personale. Per l'assessore regionale infatti quella dimostrata dai ragazzi è una passione non usuale nel raccontare ciò che hanno vissuto in prima persona, imparato durante lo svolgimento del progetto, dando loro un posto di prestigio durante il Salone del Libro. Per questo motivo l'esponente dell'esecutivo regionale ha assicurato che il bando verrà proposto e finanziato anche il prossimo anno, quindi una bella iniziativa sicuramente. Allora, siamo in chiusura, vi ricordo ancora che domani alle 11 al Museo Orientale di Cavana sarà presentato il volume Italia e Giappone, curato da Massimo De Grassi e pubblicato da Ricerche Marsilio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.